Un saluto a tutti voi telespettatori di Catalan TV. Stiamo per entrare nell'ultima settimana della campagna elettorale. Mancano ormai 8 giorni al voto. Centrodestra, che dopo il sopralluogo di ieri allo stadio Mariotti, quest'oggi si è ritrovato a Carrabuffas alla fine del centro abitato, nel punto nel quale dovrebbe passare la circonvallazione. Un'altra incompiuta dell'amministrazione uscente, secondo la coalizione guidata da Mario Conoci. E oggi siamo venuti sul presunto cantiere, sul cantiere fantasma, diciamo, della circonvallazione, un'opera fondamentale per Alghero che avrebbe dovuto essere praticamente finita perché fin dal 2011 era stata finanziata, è stata progettata e che invece in questi ultimi 5 anni è rimasta totalmente ferma. Adesso sotto elezioni abbiamo visto la posizione di un po' di picchetti, però è un'opera di cui questa amministrazione uscente avrebbe dovuto farsi vanto perché in 2 anni si può realizzare e invece lo stato in cui si trova è questo che vediamo oggi. Quindi è un impegno che noi prendiamo, quello di mandare avanti quest'opera che è una continuità amministrativa, peraltro che arriva dall'amministrazione di centrodestra che l'avevano progettata e finanziata e che oggi va dal primo giorno di insediamento ci si impegnerà per completarla e per farla diventare una struttura essenziale della viabilità di Alghero ed è importante per eliminare il traffico dal centro, per rendere la città ancora più moderna, collegarla alla circonvallazione che verrà fatta con la completamento della quattro corsie Alghero-Sassari ed è una delle cose sulle quali lavoreremo per prima. Non si usano le cariche istituzionali per fini elettorali, così invece gli esponenti delle 8 anime che compongono la coalizione del centrodestra sardista autonomista e civica replicano alle dichiarazioni del sindaco Bruno in merito alle violazioni denunciate nei giorni scorsi in materia di propaganda elettorale. È tutto iniziato con la pubblicazione del giornalino che Bruno ha recapitato nelle case degli algheresi, costato 20.000 euro e contenente resoconto di quanto da lui realizzato in 5 anni. È la legge che prevedere che il sindaco uscente sia obbligato a informare i cittadini sul suo operato. La stessa legge però prevede anche che questo obbligo non comporti costi per la collettività. Bruno, secondo il centrodestra, ha non soltanto violato la legge, ma anche speso i soldi degli algheresi, trasformando un diritto dei cittadini in un onere ed un suo dovere in un'opportunità elettorale. Le violazioni sono poi continuate con la pubblicazione di un bando per consentire l'accesso di nuovi anziani nella casa di riposo ospitata nell'ex ostello della gioventù, un provvedimento molto sospetto per il periodo in cui è stato pubblicato proprio a ridosso della data in cui si voterà e per il fatto che risulta quasi impossibile che altri anziani possano essere ospitati in quella struttura quando gli attuali residenti ci vivono in condizioni di estrema difficoltà ed enorme disagio. Una decisione ampiamente pubblicizzata che ha più il sapore di una promessa elettorale e che fa il paio con i premi in denaro ai dipendenti deliberati qualche giorno fa e con la recente decisione della Giunta Bruno di rendere agibile un immobile situato a San Marco per ospitare i Rom residenti ad Alghero con una spesa di altri 20.000 euro. L'elenco potrebbe continuare, chiudono dal centrodestra, ricordando la denuncia all'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Prefettura di Sassari. Forza Italia non sprechi tempo né voce, diriga l'ex consigliere regionale Marco Tedde di fretta a protestare a Cagliari in regione. Si metta al fianco del comune di Alghero che ha già chiesto urgenti chiarimenti, così come hanno fatto tantissimi comuni della Sardegna, sul pasticcio creato da governo e regione amica che sta penalizzando le famiglie algheresi. 122 famiglie messe alla corda da un cortocircuito dannosissimo provocato da un conflitto di norme che sembrano apposta per penalizzare le famiglie più bisognose. Così invece l'assessora ai servizi sociali Angela Cavazzuti respinge al mittente le accuse sul reddito di inclusione sociale che il comune di Alghero si è visto costretto a sospendere temporaneamente in attesa, afferma la Cavazzuti, che la regione si muova all'interno del guazzabuglio normativo creato insieme al governo. Alzi la voce a Cagliari e lasci le strumentalizzazioni becere su un argomento così delicato, risponde l'assessore ai servizi sociali e faccia la sua parte.
parte affinché la regione si muova con la massima urgenza, attivandosi con il governo amico per riportare certezze al quadro normativo scombussolato dal conflitto tra reddito di cittadinanza e REIS. Siamo continuamente al fianco delle famiglie che hanno visto interrotto il sussidio, aggiunge ancora la Cavazzuti, con grande senso di responsabilità nonostante la vergognosa strumentalizzazione di Forza Italia, con l'auspicio che la regione Sardegna dia segno di capacità e si esprima in merito alla compatibilità del beneficio REIS anno 2018 con il reddito di cittadinanza e o con la pensione di cittadinanza. Dal comune arrivano anche alcune precisazioni sullo stadio Mariotti. Dopo il sopralluogo di ieri della coalizione di centrodestra, saranno consegnati venerdì prossimo i lavori di ristrutturazione e riqualificazione delle tribune e degli spogliatoi, fanno sapere da Porta a Terra. Come confermato dall'ufficio gare e contratti, con la firma del capitolato con la ditta che si è aggiudicata l'intervento, prenderanno il via le opere tese alla riqualificazione della struttura. L'importo dei lavori è di oltre 120.000 euro. L'intervento, ricordano ancora dal comune, rientra nel più ampio piano di ammodernamento delle strutture sportive cittadine, per il quale il competente assessorato ha previsto nuove forme di gestione per tutti gli impianti pubblici. Una città aperta tutto l'anno, vivibile tutto l'anno, al centro del Mediterraneo. È l'Alghero che dice di avere in mente Enrico Daga, capolista del Partito Democratico, che in una nota si concentra su turismo, uno dei pilastri su cui deve fondare lo sviluppo di Alghero. Daga spiega la propria visione da uno dei luoghi simbolo di ciò che la Riviera del Corallo dovrebbe essere e non è, il Pala Congressi di Maria Pia. È da più di 20 anni che questo colosso attende di essere messo in funzione a servizio della collettività, a servizio del turismo, è la sua premessa. Ho sentito dire ripetutamente che qualcuno vorrebbe trasformarlo in un nuovo centro di costo, in uffici pubblici, in ulteriori carrozzoni per alimentare la burocrazia di questa nostra Sardegna. Quindi la proposta nel nostro programma è scritto nero su bianco che la sala congressi di questo edificio diventerà il cuore di un hotel con centinaia di camere al servizio del turismo congressistico, spiega, con intorno tutto ciò che serve per far diventare questa struttura una delle più importanti della Sardegna. Per lui, quella del Pala Congressi è solo un esempio per spiegare la nostra ferma volontà di costruire una nuova destinazione turistica che parli di turismi, che miri a creare nuove stagioni turistiche, che sappia parlare di golf, di congressistica, di grandi eventi e di una città aperta tutto l'anno, vivibile tutto l'anno al centro del Mediterraneo. Quando parla di grandi eventi, Enrico Daga si riferisce all'arte, agli spettacoli, alla cultura, ma anche alla nautica, alla vela e allo sport. Bisogna sfruttare una grande risorsa di cui Alghero dispone, dice. In città ci sono tantissime società che operano in ambito sportivo con spirito di missione, con passione e sono in grado attraverso la loro rete di relazioni di portare ad Alghero manifestazioni di livello internazionale, come già succede per il rally, il motocross, la vela, il tennis e il beach soccer. Il capolista Dem auspica di far uscire Alghero dalla monocultura turistica del marino balneare. Occorre, dice in chiusura, aprire nuovi asset, nuove prospettive, cogliere le occasioni senza aver paura di parlare di golf, di crociere, di alberghi, di servizi, a patto che tutto avvenga alla luce del sole, senza speculazioni e in perfetta sintonia con il rispetto ambientale. Questa mattina al mercato civico la presentazione della lista della Lega per le prossime comunali. Presenti per l'occasione il presidente del Consiglio regionale Michele Pais e il coordinatore regionale del Carroccio Eugenio Zoffili. Sentiamoli. Siamo al mercato civico di Alghero per presentare i nostri candidati. Abbiamo scelto questo posto per uscire fuori dal chiuso delle stanze tipiche della politica e per appunto stare tra la gente. Il mercato è uno degli emblemi e degli esempi più importanti di una città. Noi vogliamo essere presenti tra la gente, così come dice il nostro motto, e quindi noi abbiamo scelto di stare appunto con i nostri concittadini, tra i nostri concittadini, per presentare i nostri candidati. È venuto con noi l'onorevole Eugenio Zoffili, segretario regionale della Lega, a sostegno di tutti i candidati della Lega e del progetto politico della Lega. Stiamo rivoluzionando e innovando la regione Sardegna e vorremmo completare questo nostro percorso anche ad Alghero con Mario Conucci, sindaco. Esattamente sì. Sempre tra la gente, prima del voto, durante, dopo, non ci fermiamo un attimo,
Non c'è differenza tra il momento elettorale e il post voto. Sono venuto con la nostra squadra a ringraziare per lo straordinario risultato che ha ottenuto la Lega anche qua ad Alghero, che è il primo partito alle ultime elezioni europee. Un grande risultato per la nostra candidata di Alghero, Sonia Pilli, oltre 25.000 preferenze. Ci sono le elezioni comunali con Mario Conoci sindaco, una persona per bene che ha tanta voglia di fare. La Lega c'è con il suo simbolo, con i suoi candidati consiglieri comunali. Abbiamo fatto e continuiamo a fare sondaggi. Abbiamo fatto un grande sondaggio qui tra la gente, nelle strade, nelle piazze. Veniamo accolti con affetto e puntiamo a essere il primo partito anche per le prossime elezioni comunali, ovviamente non a vincerle ma a stravincerle, sempre con i piedi per terra, con tanta umiltà, ascoltando i bisogni dei cittadini di Alghero che vogliono cambiare, non vogliono più la sinistra, non vogliono più Bruno, si chiama il sindaco, che si è fatto promotore anche di attacchi diretti nei confronti di Matteo Salvini, del suo decreto sicurezza. I cittadini di Alghero sono chiamati a scegliere. Da una parte c'è la sinistra dell'accoglienza, la sinistra che pensa prima agli extracomunitari rispetto ai propri cittadini di Alghero, la sinistra con queste politiche del tutto aperto, Salvini non è bravo, Salvini è cattivo, Salvini è fascista, Salvini è razzista. Dall'altra parte c'è la Lega, con le politiche di buonsenso sull'immigrazione, le politiche di buonsenso sulla sicurezza, con nuovi agenti della Polizia di Stato, nuovi carabinieri che arriveranno anche in Sardegna. C'è la politica dei fatti. Ed ora ci lasciamo, c'è la prima pausa per la pubblicità, tra poco. Ritorniamo in studio, apriamo la seconda parte del nostro telegiornale con la notizia della scomparsa della signora Anna Spano, avvenuta ieri mattina all'età di 88 anni. Ai più giovani forse potrebbe anche dir poco questo nome, ma per molti altri è sicuramente familiare. La signora Anna Spano, che vedete in occasione di un'intervista a Catalan TV, è stata per ben 47 anni la sagrestana del santuario di Valverde, una donna di grande tempra, molto attiva e devota, che ha servito la chiesa con dedizione, prima al fianco di Don Gallo e poi di Don Antonio Nugues. Con lei anche tutta la sua famiglia, con il marito e i suoi 6 figli, che dal lontano 68 frequentavano Valverde, la loro seconda casa. La camera ardente è stata allestita nell'abitazione della signora Spano in via Raffaello Sanzio 14. I funerali si svolgeranno domani alle 11.30 nella chiesa del Rosario. Cogliamo l'occasione, come Catalan TV, di porgere le condoglianze alla famiglia. E da oggi ad Alghero arriva il MOVE Eco Sharing, il servizio di car sharing ecosostenibile di autonoleggi De Montis, già presenti a Sassari, Olbia e 3 aeroporti sardi. Ma sentiamo. MOVE ad Alghero, il servizio di mobilità sostenibile, arriva finalmente anche nella città catalana. Grazie al contributo dell'amministrazione comunale portiamo la possibilità di avere una vettura quando ti serve e dove ti serve. Il sistema funziona come un car sharing tradizionale, con la macchina che viene presa quando serve con una tariffazione a minuti. Ad Alghero avremo 2 stalli, saranno uno qua in via Cagliari e l'altro in via Lido. L'utente che ha bisogno di una vettura presa per il momento oppure anche con prenotazione non farà altro che scaricare l'applicazione sul proprio smartphone, effettuare la registrazione e nell'arco di 5 minuti è in grado di poter partire. Collega il centro con la periferia, quindi via Cagliari con via Lido, ma dà la possibilità anche all'utente di andare all'aeroporto di Cagliari, di Olbia e di Alghero. Inoltre collega le principali città del Nord Sardegna, quindi Olbia, Sassari, Alghero. È un servizio che cerca di permettere alla cittadinanza di avere una mobilità sostenibile, quindi togliendo macchine dal traffico cittadino e utilizzando la vettura semplicemente per il tempo necessario di cui ha bisogno.
La mobilità in città è anche il car sharing, che arriva come le più grandi città europee, arriva anche ad Alghero, la possibilità quindi di prendere la macchina, di noleggiarla, di lasciarla anche nei parcheggi a pagamento senza pagare il parcheggio, la possibilità di passare in zona traffico limitato, ma soprattutto altri due elementi che sono stati già messi in evidenza ma che voglio sottolineare: il collegamento con le altre città del Nord Sardegna, perché si può lasciare la macchina anche a Sassari, anche nelle altre città del Nord Sardegna, e con un sistema che di fatto ci mette in rete possiamo garantire la mobilità sostenibile. È un modo anche semplice, facile di poterci muovere con grande sicurezza. E l'altro aspetto è gli aeroporti. Il collegamento con gli aeroporti aiuta non soltanto, diciamo, il flusso quotidiano, ma anche il flusso turistico, che può avvantaggiarsi naturalmente di questi collegamenti per potersi spostare da uno scalo all'altro, dalle città di riferimento al nostro scalo. Noi abbiamo bisogno di costruire reti, la rete metropolitana serve a questo, non basta la città di Alghero, non basta per creare la destagionalizzazione, quindi una città che vive per 365 giorni l'anno, ma deve vivere collegata con altre destinazioni che sono proprio quelle del nostro Sardegna. Il car sharing ci aiuta anche in questo. Vedrete che è un sistema innovativo, aiuta a sperimentarlo, c'è poi tutta una parte ecologica che ci piace molto e che vorremmo sostenere. Per il momento due stalli al Lido, qui in via Cagliari, quindi nel cuore della città e nel cuore del lato, diciamo, più turistico, e però riteniamo che sia semplicemente un punto di partenza. Le macchine mi pare siano sei, sono sei al momento, ma riteniamo che sia un servizio sperimentale innovativo che andrà certamente in crescita e che incontrerà il favore degli algheresi e dei nostri ospiti. Grazie. La Torre di San Giovanni in Largo San Francesco ospita i coralli di luce, l'installazione dedicata alla candidatura della città di Alghero al network UNESCO delle città creative, ricreata dai rami di corallo rosso che nel mese di dicembre hanno contribuito a illuminare l'albero di Natale in piazza Porta Terra. La nuova creazione realizzata dal flower interior designer Tonino Serra con Giorgio Donini, il contributo degli studenti del liceo artistico Costantino, impreziosisce il centro storico di Alghero. Insieme alle 400 gabbiette colorate posizionate tra le vie più frequentate del centro e recentemente illuminate, il nuovo allestimento urbano contribuisce a rendere unica la città nel periodo in cui si prepara ad accogliere eventi di caratura mondiale come il Rally d'Italia e richiama un gran numero di turisti. Il progetto nasce dalla volontà e dalla collaborazione tra Comune e Fondazione Alghero, con l'obiettivo di esaltare la bellezza del centro città. E proprio nel segno della cultura in rete con numerose città d'Italia che Alghero si ricandida a città creativa UNESCO per l'artigianato artistico. Ci fermiamo ancora. Domani alle 18.30 il progetto Impronte a favore della prevenzione oncologica fa tappa ad Alghero nel suggestivo chiostro di San Francesco, uno dei massimi esempi di architettura gotico-catalana in Sardegna. Iniziatrice dell'evento l'associazione di promozione sociale Onlus Creatività Sarda, che con il patrocinio del Comune e la collaborazione della Fondazione Alghero accorda informazione, moda, cultura e solidarietà. Apre la serata la rinnovata collezione Impronte di Antonella Fini, che vede sfilare le pazienti oncologiche e le ricercatrici. Coordina la manifestazione la giornalista Maria Antonietta Izza, che dialoga inoltre con la curatrice del libro Roberta Gallo. Interverranno Mario Bruno, sindaco di Alghero, Gabriele Esposito, assessore alla cultura, Massimo Cadeddu, presidente della Fondazione Alghero, Antonella Fini, ideatrice del progetto, Rosa Maria Pascale, ricercatrice, Gianluigi Pirovano, psicologo e psicoterapeuta, Carlo Delfino, editore, Donatello Sanna, padre di un ex paziente oncologica. La parte musicale è affidata al piccolo artista Mario Donato Vinci, vincitore di diversi festival musicali e protagonista del musical A Bronx Tale, con la regia di Claudio Insegno, e al noto cantautore napoletano Pino Caserta. Questa sera alle 20.30 nello splendido scenario della Cattedrale di Santa Maria in programma un appuntamento musicale organizzato dall'Associazione Culturale Arte e Musica nell'ambito del Festival del Mediterraneo 2019, rassegna di musica e cultura in Sardegna, e per la 19ª edizione della rassegna internazionale organistica. I protagonisti saranno i giovani organisti Benedetta Porcedda, Sara Pierroni e Domenico Lavena. Il coordinamento artistico è del maestro Ugo Spano.
prosegue il percorso di ascolti musicali della compagnia Analfabelfica. Questa sera in via Mazzini 110 alle 18.30 sarà la volta di un'operetta comica e dalle musiche conosciutissime, ovvero La vedova allegra di Franz Lehár. La ricca vedova Madame Glavary, giovane e poco incline al lutto, convolerà presto a nuove nozze. Intorno a questo fatto clamoroso tanti pettegolezzi, fraintendimenti e intrecci amorosi. Questa è una delle operazioni di autofinanziamento dell'associazione Analfabelfica per un contributo di 5 euro ad appuntamento. Ed ora allo sport, cominciamo con il baseball. Dopo la pausa del 2 giugno, la catalana, impegnata nella Serie B nazionale, aprirà il girone di ritorno con la trasferta di Latina. I ragazzi di Carlos Montoto hanno chiuso la fase di andata con un ottimo secondo posto, condiviso con il Monte Fiascone dietro ai Lancers di Lastrassigna. La prima gara al campo comunale Mario Zago si disputerà domani alle 10.30. Seguirà il secondo incontro dopo 45 minuti dalla conclusione di gara 1. Per quanto riguarda il softball, invece, sempre domani ma alle 12 scenderà in campo anche la catalana SN, che sta disputando il campionato regionale di softball di Serie B femminile. La squadra di Soggiu dovrà spostarsi a Cagliari sul diamante del CEP per affrontare la capolista, forte di 4 vittorie e una sola sconfitta. Chiudiamo con lo Judo Club Alghero, che anche quest'anno offre alla comunità algherese il servizio sportivo educativo per l'estate riservato a bambini dai 4 ai 12 anni. Attività ludico-motorie all'esterno con giochi e sport, attività in palestra con giochi e basi judo, basi nuoto e giochi in piscina, ma anche attività di laboratorio e tornei, il tutto organizzato dal personale qualificato e specializzato. Il campo estivo aprirà presso la palestra dello Judo Club Alghero di via Kennedy a partire da martedì 11 giugno e fino al 30 di agosto. Lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 14. Per informazioni ed iscrizioni ci si può rivolgere presso la segreteria della palestra o sul sito web www.judoclubalghero.it o sulla pagina Facebook dello stesso Judo Club. Ed è davvero tutto per l'edizione di oggi del nostro telegiornale. Vi lascio al meteo, vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon fine settimana. Arrivederci.